Napoli per me è sempre una piazza che si deve vivere. Allora, in Italia anzitutto, in generale, le squadre sono più forti, secondo me, si gioca molto tatticamente. Il Napoli è ancora più speciale, secondo me, c'è più pressione, si deve sempre vincere, quando sono arrivato, devi vincere. Questo era sempre il motto del Napoli. Poi in Turchia è più, secondo me, più fisico, meno tattico, però anche in Turchia sono sempre cresciuti con il livello, perciò non è facile anche in Turchia. Secondo me la gente sono simili. Sono calde, sono sempre positivi, più tranquilli. Napoli e la Turchia sono sempre simili, perciò mi sono trovato molto bene. La gente mi manca questo, diciamo, il tocco con loro, parlare con loro, anche il cibo. Anche tanti amici che ho fatto a Napoli mi mancano. La casa mia, secondo me, devo sempre tornare e mi fa molto piacere quando torno. Come sempre, Leone. Leo è tornato, queste cose vengono subito da me. Fanno le foto come sempre, autografi, ci sta, secondo me. Abbiamo avuto un test a Castel Volturno, poi il presidente era anche lì con me. Lui pensava: come ti posso oggi presentare sulla nave, no? Stava pensando, poi si è girato, non so. Ha trovato una maschera di leone, e quel maschera era di Pocio Lavezzi, lui me l'ha regalato adesso. Il presidente ha detto: adesso so cosa facciamo, mettiamo la maschera e facciamo anche la presentazione della maglia, quindi abbiamo fatto due in uno. E per me è stato sicuramente molto speciale. Con la maschera non vedi quasi mai presentazioni così. Mazzari è uno che veramente lavora su ogni dettaglio. Si lavorava non solo una sistema, si lavorava due sistemi, magari cambiando in gioco. Mazzari viveva veramente per il calcio. Benitez, un grande uomo che prepara tutto perfetto, le partite, allenamenti, è un uomo sui statistiche e abbiamo anche migliorato tantissimo con lui perché non solo ai giovani, anche quelli diciamo più esperti, ha sempre aiutato a migliorare. E secondo me è stato anche lui un allenatore fortissimo e anche che stimo. E Sarri ho avuto solo un mese, non posso dire tanto, però già dal primo giorno si vedeva che lui voleva giocare il calcio, lui voleva divertirsi anche con la difesa, lavorava extra. Poi quando sono andato via si è visto che il Napoli giocava tiki-taka. Della Turchia uno dei più forti, possiamo dire, perché uno
un professionista, un uomo squadra che dà sempre il massimo. Ha giocato con il Fenerbahce, non è semplice giocare lì perché anche i tifosi sono caldi e hai pressione. Secondo me ha fatto molto bene. E personalmente lui sicuramente farà bene qui perché uno che lavora vuole imparare. Anche con lui ho avuto contatto, dispiegando un po' il Napoli, perché il Napoli non è semplice, perché chi viene qua deve essere pronto al primo minuto, perciò per lui sarà un'altra grande chance, perché qua in Italia, soprattutto a Napoli, può diventare forte, più forte e anche può imparare tantissimo. Ma tu ci hai parlato, ti ha chiesto qualcosa? Sì, piccoli dettagli, che più motivazione che altre cose, però questo è importante. Insomma, tu gli hai consigliato di venire? No, io Napoli per me è sempre una piazza che si deve vivere, secondo me, come un calciatore. Devo dire un paio di nomi, perché per me sicuramente tutti erano fortissimi. Io ero un giocatore che sempre lavorava per loro. Per me Hamsik, Lavezzi, Cavani, Dries, Koulibaly, questi erano per me quelli che fortissimi, che amavo giocare con loro. Era un onore per me. Però un particolare, posso dire, Pocho mi ha impressionato sempre, perché lui per me, sì, non so, è speciale. Anche oggi lo sentiamo insieme, siamo amici. Pocho è qualcosa di speciale. Non è molto in alto, perché avevamo anche giocatori che erano forti su panchina, e se questa squadra rimaneva tanti anni sicuro potevamo lottare su un traguardo molto molto importante. Allora Marek domani mi sa compleanno, questo sappiamo. Certo, Marek, ti mando dopo un messaggio. No, con Marek mi sento Maggio, Cannavaro, Pocho, poi Dries, Koulibaly, Goulam, altri giocatori, De Santis, tanti. Sicuramente anche loro sanno che quel Napoli era speciale, quel Napoli era diverso, che mi ricordo la prima partita contro il Villarreal in casa. Là era, secondo me, prima volta per noi il Champions e anche per me, quindi la bolgia di vecchio San Paolo è stata micidiale. Lì ero sicuro 20-30% più in forma che prima. E si è visto subito che noi eravamo più forti di Villarreal. Niente, magari ancora più anni con il Napoli, no? 4 anni, sì, chiaramente questa era decisione della società. Stavo 4 anni bene e quindi non cambierò niente, perché è stato veramente bellissimo. Magari allungare la carriera da Napoli. Sicuro c'è uno che il Napoli ama, questi giocatori, Yunus Akgün, sta a Galatasaray, ha fatto 2 anni con noi l'anno scorso in Serie B, diciamo. Siamo saliti insieme e poi quest'anno ancora è migliorato. Se magari il Napoli può puntare su un giocatore così sarebbe bene, però l'unico problema è extracomunitario, no? Perché se è forte si può prendere. Però
ancora giovane, può imparare. Secondo me, lui adesso attualmente che posso considerare. Mario è un grandissimo giocatore, questo senza dubbio. Come detto prima, chi ha la chance per andare al Napoli, questa chance deve prenderlo, perché questo calcio che vivi a Napoli non puoi vivere quasi da nessuna parte. Se un giocatore ha possibilità di andare lì, consiglio di sì, guardare tutto bene e poi decidere. E su Mario, questo non è mio compito, perché Mario è una punta l'unica, e magari con due attaccanti che uno che va più su profondità, però Mario è più sull'area, dietro l'area, con i tiri, è più un giocatore così. Grazie a lui siamo venuti a Napoli, no? Il Napoli è famoso grazie a Maradona. Non è semplice portare un giocatore fenomeno come lui a Napoli, per cui dico sempre, per me è stato un onore giocare con questa maglia, perché ho detto sempre, questa maglia, chi può indossarsi deve essere orgoglioso. A tutti i tifosi, grazie mille per i vostri sostegni, state sempre al pezzo e anch'io sarò con voi. E forza Napoli sempre, e anche un saluto a Spazio Napoli, grazie. Ma torni presto a Napoli? Sì, quando ho tempo torno, mi vedete.